Sono sempre più mattiniero. Però, raga, oggi ho dormito fino alle 8 e sono andato a letto prima di mezzanotte, quindi ho dormito bene. Sì, è Milano che non mi fa dormire bene, forse. Ho dormito molto bene. Buongiorno. Mi sparo il mio caffettino. Oh! Oh, guardate com'è bella, bella, vabbè. Bella, bella è un parolone, però è che me ne devo prendere cura come un figlio. Come state? Mi sentite? Ah, hai portato la gang! Ah, il cane è venuto a farmi brutto con i suoi amici. Hai portato tutta la gang? E pensate di farmi brutto? Eh? Hai chiamato gli amici? Perché da solo? Da solo non riesci? Da solo, guarda che ti prendo, guarda che ti prendo. Ah, guarda che ti prendo, guarda che ti prendo. Hai dovuto portare gli amici, eh? Io sono da solo, eh. Io guarda che. Guarda che, guarda che. E voi che cosa ci fate qua? Ciao, buongiorno. Il migliore raga è Francesco, che ha tipo 70 anni e se ne sbatte il cazzo. Oggi è sabato, infatti vabbè, giustamente siamo un po' meno del solito. Vabbè, 29.000. Ah, buongiorno amici. Chiara dov'è? Chiara ovviamente non ha problemi di insonnia come me, quindi dorme come un non so. Cioè che dorme tanto, una talpa. Ah. C'ho il fiatone adesso. Io mi faccio la mia direttina, il mio caffettino, poi mi alleno e inizio la giornata. Oggi si suona. Ah. Ho letto, devo dire, vi segnalo un articolo. Sembrerà strano, non so chi è Streller, ma leggo i giornali, so leggere. Ho letto un bellissimo articolo del Foglio, stranamente, devo dire con mio grande stupore. Ho letto un bell'articolo sul Foglio di. Aspettate che. Allora, l'articolo è di Pistolini. Che bello. Avrei voluto avere anch'io un cognome Pistolini, perché io dico, faccio la Lucia di cognome. Pistolini si presta molto meno bullismo che Lucia. Si presta bullismo uguale, Pistolini, però Lucia peggio. Comunque ha fatto un bellissimo articolo sul concerto in Piazza del Duomo e su quello che avevo un po' in testa io, ovvero la rivincita dei ragazzi di periferia e delle province. E di chiamare degli artisti che mai sarebbero stati chiamati a calcare quel palco. Tipo Rosa Chemical che dice che vorrebbe, che lo fa per l'arte, per leccare i piedi. Che però, raga, è una roba. Cioè io rido, ma in realtà non ci sarebbe un cazzo da ridere. Ah. Mi sono pettinato, avete visto? Adesso sono pettinatissimo ora. Comunque, bell'articolo di Pistolini sul Foglio. E quindi faccio questo mea culpa, sì, leggo il Foglio. Leggo anche altri giornali, ahimè. E quindi ve lo segnalo, andatelo a leggere. Non posso leggervelo perché non so come fare, dovrei prendere un altro telefono, però l'abbonamento ce l'ho su sto telefono, quindi è un casino. Come va, amici? Io mi sa che ieri ho fatto un po' una cazzata. Cioè, avevo messo la protettiva sulla cicatrice, ma oggi è tutta rossa. Non so perché. Nonostante. Guardate. Cioè, nonostante ci sia, vedete, un dislivello. Nonostante ci sia un dislivello di colore, la cicatrice è un po' rossa. Quindi. Oggi niente sole, ragazzi. Metto la protezione 50, cioè metto la totale, quindi.
Eh sì che metto la 50, raga, se no non avrei il segno bianco. Però comunque è rossina, non so. È meglio un cerotto, lo so, c'hai ragione. Però raga, minchia. Il cerotto non ce la faccio, raga. Mi ricorda troppo l'ospedale. No, no, non voglio il cerotto. Non ce la faccio col cerotto. Poi mi sembra di avere un assorbente sulla pancia. È un po' infiammato. Oh, bello, abbiamo i consigli di Instagram. Grazie. Estetica Erika, è un po' infiammata, ma non ti preoccupare. Metti la 50. Ma la metto già la 50. Ma la 100 non esiste, raga, la 100. Metto la totale, la 50 più, che è la 100. Ieri, raga, abbiamo fatto la pizza, madonna mia. La 50 non è totale, la 50 più. Non esiste la 100, raga, ve lo giuro. Non esiste la 100. La 100 esiste. Vabbè, allora devo prendere la 100. Ma io ce n'è uno che si chiama 50 più, non vuol dire che è 100, perché è più di 50. Mettila due volte e vedi che fai 100. Oh! La 100 è il cerotto. Non lo metto il cerotto, raga. No. Mi ricorda troppo l'ospedale, quindi non voglio metterla. Cerotti trasparenti adatti per la cicatrice. Non voglio mettere il cerotto, non lo metto. Fanculo il cerotto. So che andrebbe messo, so che è trasparente, ma mi urta il sistema nervoso. A parte perché poi avrei l'abbronzatura a forma di assorbente, raga, dai. Sembra che devo fare il testimonial della Lynx Seta Ultra. Non ce la faccio. Hai fatto la caccona? Sì, grazie. Buongiorno, grazie mille. Grazie mille. Fatto la caccona, ma dopo questo caffè ne arriverà altra. Si chiama. Ma la metto più volte la 50, raga. Oh, finalmente Manu ha dato l'idea definitiva. Costume intero. Guarda, preferisco mettere il costume intero del cerotto, guarda. Dagli Fedez, anche io combatto con quel brutto male. Plex, Bube, Gallarate, Bube, Gallarate, tanta forza e coraggio, ragazzi. Per chi sta combattendo colpa. Avete visto anche Travis Barker ha avuto una pancreatite, che vabbè, molto meno grave, però spero vada tutto bene. Forza e coraggio, ragazze. Perché diluisci il caffè con l'acqua? Raga, non lo so, mi piace così. Mi piace il caffè che non sa molto di caffè, che sa più di acqua. Acqua nel caffè. Sì, raga, acqua fredda nel caffè. È tipo caffè americano. Mi piace così. E che ci posso fare? Sono strano. Programma di oggi. Oggi su, ieri era day off, quindi abbiamo fatto i pazzerelli, siamo andati al mare. Oggi invece si suona. Per quello sono qua con Tana, c'è anche Mara. Che schifo. E lo so, ma a me piace così il caffè, ragazzi. Che ci posso fare? Bevi acqua al gusto di caffè? Sì, bevo acqua al gusto di caffè. Comunque vorrei fare la rassegna stampa, cavoli, dovremmo farla. Ormai dai, ormai ho preso il ritmo. Mi faccio prendere i giornali e facciamo la rassegna stampa. Chissà se hanno dei giornali, vado a chiedere. Faccio il Nicola Porro della situazione. Vabbè, siamo già più gente di Nicola Porro, quindi. Guardate che libidine qui. Guardate la libidine. Guardate, se non faccio abbastanza cacchina, mi mangio anche una prugnetta. Chissà se. Vabbè, posso chiedere una gentilezza, ma secondo lei ci sono dei giornali? Cioè, arrivano dei giornali quotidiani? La No, devi chiederlo a Mercedes? Alessandro. Che sarà sveglia? Penso No, di sì. dici di sì?
vado a vedere. In realtà una fiola. Oh, devo coprire. Una fiola. A chi? Una fiola. Cosa? Anna Fiola. Anna Fiola? Io non so chi è. Fiola. Chi è? Non lo so. Ok. Devo coprire la cicatrice così. Buongiorno Antonio! Sì, Antonio, mi domandavo, ma tu leggi i giornali? Ma qui avete dei giornali tipo di oggi? No, non andare a prendere, se ce li hai? No, non ce li ho. Allora no, dai, basta. Non voglio niente, non voglio. Vabbè, voglio la Gazzetta dello Sport. Ma secondo te io leggo la Gazzetta dello Sport? La Repubblica, l'Unità. No, se ce li avevi era roba... ma se ce li avevi vabbè, non importa. Allora il Foglio non è comunista, c'è un articolo che mi piace che è uscito. Prendimi il Foglio, prendimi solo il Foglio, il Foglio. Allora ci porta il Foglio, così vi leggo l'articolo bello. Ah, porca puttana, ah, il piede. No, qua i ragazzi sono carinissimi, ormai sono una famiglia. Allora, ancora che dibattete sulla mia cicatrice, lasciatemi stare. Poi non è messa così male, dai. Su, via. È un po' rossa. È un po' rossiccia. Però non è messa così male, dai. Non è messa così male, ragazzi. Dove siamo? Siamo a... in Salento. È vero, come fiore, faccio la rassegna stampa come fiore. Metti l'alloy che toglie l'infiammazione, va bene, amici di Instagram. Non mi fa male, no, non mi fa male, però lo vedo anch'io che è rossa. A parte che, raga, è rossa perché è nuova, cioè non è che è mai stata bianca. Cioè è rossa perché mi hanno aperto 3 mesi fa, non è che... boom, diventa bianca dopo 3 mesi, poi diventerà bianca. Se vuoi fare la diretta mattutina ci devi dare gli orari. Ma dipende da che ora mi sveglio, raga. Sulla ferita protezione 50 lo metto già, raga, scusatemi. Ma vi faccio vedere perché poi sembro matto. Lo vedete che qua sono abbronzato e qua sono bianco? È perché metto la protezione. Sono minga pirla, come si dice a Milano. Ogni cicatrice è un autografo di Dio. Beh, diciamo che io a Dio mica gli avevo chiesto di farmi l'autografo. E neanche l'avrei voluto, francamente, l'autografo di Dio. Scusami, se mi permetto, però ecco, se Dio smettesse di fare gli autografi non richiesti sarebbe meglio. Sono un po' scemo stamattina, raga. Perché mi sto immaginando Dio che va in giro a fare autografi. Ah sì, vuoi un autografo? Ti sventra. Davito e Leo sono con i nonni. Tra l'altro Leo ieri aveva la febbre, però stava bene. Però mia mamma non mi ha ancora risposto. Fai uno scherzo alla Ferri. Proviamo a farle uno scherzo. Ma secondo me è già sveglia e ha letto che
si dorme ma è sveglia, nel dormiveglia. Sei uguale a tuo papà. Beh, meno male per lui, se non gli somigliavo magari gli venivano dei dubbi. Oh, si è bloccato? Ah no. In Salento il terzo è d'obbligo. Il terzo cosa? Che io mi immagino Dio che autografa. Che autografa. Ma perché lancio un bicchiere d'acqua in testa alla Ferri? Ma voi sapete a cosa vado incontro io se le lancio un bicchiere in testa sui capelli Pantene? Cioè, altro che l'autografo di Dio. Cosa ne pensi della Puglia, raga? A mani basse, sincero, il posto più bello d'Italia. Mi spiace dirlo, ma ieri ho visto anche il mare a Gallipoli e cioè, come bello come quello della Sardegna. Solo qui c'è, non lo so, le masserie, cioè a me le masserie mi fanno impazzire, mi fanno proprio impazzire. La cultura del trullo, ci sono dei trulli, raga, che sono una roba. Volevamo anche prenderla noi una masseria, solo che non ci verremo molto spesso perché comunque è un po' lontanuccio da Milano. Perché non fai uno mattina? Ma no, non voglio fare uno mattina. Salento the best, sì, Salento è proprio un'atmosfera, ma poi c'è il clima giusto perché fa caldo, ma c'è l'Uventu e quindi con l'Uventu fa un po' meno caldo, ecco. Cioè ti aiuta a sopportare il caldo, ecco, mettiamola così. Leo e la Vitto sono coi nonni e 5. C'è sempre carenza di personale nei ristoranti e nei negozi. E boh, che ne so io. Chiedete a Briatore che mi sembra più esperto di me. Battuta. Non so, non c'ho niente contro Briatore, non voglio litigare con nessuno. Cioè, non c'ho niente, vabbè. Niente. Anche in Sardegna c'è il clima giusto, è vero, è vero, è vero. Ma la Sardegna è bellissima, ragazzi. È bellissimo. A Milano c'è il Pride. Ragazzi, io devo lavorare. Buon Pride a tutti. Che poi posso dire, il Pride è un po' come la Pasqua. È detta così, suona malissimo. Però non si capisce mai quando cade la data. Non si, cioè, poi in ogni città è in un giorno diverso, no? Ho detto veramente che il Pride è un po' come la Pasqua. Cancellate quello che ho detto. Intendo, è tipo la Pasqua, non si capisce quando è la data. Cioè almeno di quando è Pasqua non si capisce mai, c'è tutto un calcolo da fare. E il Pride è uguale, perché a Roma è in un giorno, a Milano è in un altro. Comunque, se per la roba che ho detto il Pride è come la Pasqua si offendono solo i cattolici, sono contento. L'altro giorno mi hanno intervistato, vabbè, vi spoilerò una cosa che nessuno saprà. Abbiamo fatto la cover, io, Tananai e Mara, abbiamo fatto la cover di Vanity Fair. E Simone Marchetti mi ha intervistato, no? E mi ha chiesto cosa ne pensi della la legge sull'aborto, la legge antiabortista in America, no? E gli ho detto, ovviamente una merda. Cioè, cosa devi dire? Però ritorniamo oltreoceano qua a casa nostra. Il fatto che il Vaticano abbia preso la palla al balzo e tutti i movimenti pro vita abbiano preso la palla al balzo per cercare di dire oh, riapriamo il dibattito anche noi sull'aborto, perché sai, forse è meglio togliere l'aborto anche da, il diritto dell'aborto anche da noi. Ricordo, come dissi già il primo maggio, che però la Chiesa
magari prima di cercare di riaprire il dibattito dovrebbe disinvestire milioni di euro in case farmaceutiche che producono la pillola del giorno dopo, perché poi, amico mio, a casa mia si dice o stai con una scarpa o stai con una ciabatta. Non è che c'è, quando c'è da salire sul pulpito mi dici che l'aborto è una cosa brutta, e quando c'è da guadagnare trilioni di dollari investi nelle pillole anticontraccettive. No, contraccettive, pillole contraccettive, perché ho detto anticontraccettive. E quindi ho fatto notare come gli amici i banchieri dello IOR e gli amici in Vaticano non siano così diversi dai trapper, incoerenti e molto attaccati ai soldi, trapper, rapper, agli artisti, a me, no, non a me, non sono attaccati ai soldi, comunque incoerenti e molto attaccati ai soldi come i rapper, come gli artisti, come gli artisti. Stai spolorando? Tante parole, giustamente. Il 90% dei medici è obiettore, infatti. Vabbè. Alla fine io, la mia è solo una forma di amore. Alla fine, raga, io ho capito che quando hai un'ossessione, come io nei confronti della Chiesa, alla fine subisci una sorta di fascinazione nei confronti di quella roba lì. Cioè, i giornalisti che parlano sempre di me e di mia moglie, per esempio, è perché alla fine è una forma di attrazione. Io ho la stessa cosa nei confronti della Chiesa. Raga, a me su TikTok mi appaiono solo i preti. E sono l'unico. E sono cringiatissimo da questa cosa. Vorrei dire delle cose orribili riguardo ai preti su TikTok. Non le dirò. Però se mi appaiono vuol dire che mi piacciono. Comunque ricordiamo, TikTok è una piattaforma piena di bambini che ballano e fanno i TikTok, e piena di preti. Un dato di fatto. Non sto dicendo nient'altro, sto solo constatando un fatto. Non ho detto, anzi, ben venga che i preti abbiano uno strumento per alfabetizzare le masse. Chissà. Ma cambiamo argomento! Non ho detto niente, ho detto due cose fattuali, direbbe un vecchio giornalista. La piattaforma dove ci sono e dove ci sono. Poi se uno vuole essere malizioso, io non sono malizioso. Gli opposti si attraggono, è vero, alla fine io amo i preti. Ma è vero, eh? Cioè, sono serio. Vabbè, è vero, raga. Non possiamo, cioè, non è che io non ho detto niente di sconvolgente. Ci sono un sacco di preti su TikTok. Che io trovo, cioè, sono un po' cringini, i preti su TikTok. Io vedo le dirette, fanno le dirette dove fanno le messe in diretta. Non so, il Vaticano dovrebbe prendere una posizione su sta roba di TikTok. Cioè dovrebbe dire, secondo noi va bene, secondo noi non va bene. E chissà con chi chattano. Vabbè, niente. No, mi dissocio da quello che sto leggendo in chat. Io non intendevo assolutamente quello che ho letto. Ti vede Brenna ad incontrare il Papa Francesco? Ma io no. Amore, vieni a letto e fammi le coccole. A farmi le coccole. Amore, vieni tu qui e ti faccio le coccole. Ti faccio le coccole in live.
Ferragnez e il loro concetto di privacy. Posso farvi una domanda, amici? Voi credete ancora nella privacy? Cioè, pensate di avere una privacy? Sinceramente, sono serio. Cioè, credete nel concetto di privacy, nel diritto alla privacy? Sto finendo di bere il caffè, non vado da Chiara. Sì, ok. Sì, ok. No, no, sono curiosissimo, alcuni sì, alcuni no. Perché io, vabbè, io ovviamente... Non mi caga proprio davvero, amore mio. Innanzitutto, perché ti devi lamentare in pubblico? Ma vieni tu qua. Sì, ma ormai non c'è più. Se non schiaffi sui tutto sui social un pochino sì. Ah, sì, boh. Voi credete di avere una privacy anche se non schiaffate la vostra vita sui social? Non lo so. C'è un video fantastico, l'avete visto? C'è un video fantastico, non so di che cos'era, dove delle persone comuni si siedono, cioè persone che non pubblicano la loro vita sui social, persone comuni, e in 5 secondi gli scoprono tutti i segreti della, cioè, tutto quello della loro vita privata che pensano sia occultato dalla privacy. Ecco. Vabbè, comunque. Cazzi. È ovvio che spiattellarlo come facciamo noi è diverso, cioè. Oh, siamo tutti controllati. Mo raga, no, non ho detto questo. Ho detto che secondo me è un concetto che è mutato nel tempo. Vabbè, poi per me ovviamente, cioè io come faccio a parlare di diritto alla privacy? Ne ho rinunciato volontariamente. Annullamento della privacy, sì. Chiamiamola Ferri Live. Vediamo come faccio. Invita. Ho invitato la Ferri Live. Così si lamenterà. Vediamo chi c'è, invitiamo gente. C'è Taylor Mega. Ho invitato Taylor Mega in live. Così a caso. Quindi o risponde mia moglie o risponde Taylor Mega. Non rispondo alle domande... su giornalisti. Patata, vieni qua giù tu. Taylor Mega ha rifiutato. No. Taylor Mega ha rifiutato l'invito. Chiara Ferragni non può partecipare. No. Mi hanno pisciato tutti, raga. Ciao Giusquillo. La Ferri è nera. Mi sono appena svegliata, Taylor Mega. Vabbè, anch'io. Andiamo da mia moglie, dai. Tipo un occhio chiuso, uno aperto. Patata, adesso arrivo. Che poi, raga, quando bevo il caffè, cioè, chi è che c'ha voglia di tornare a letto dopo che bevi il caffè? Cioè, nessuno c'ha più voglia di... Io almeno no. Dipende a fare cosa, giusto? Dipende a fare cosa. State dicendo che dovrei andare a fare sesso con mia moglie? Cosa farete oggi?
A parte forse raccogliere l'invito dell'utente precedente, oggi facciamo le prove, poi alla sera ci esibiamo, io dovrei cantare due pezzi qui a Battiti Live e poi basta. E domani ancora. E domani c'è un botto di amici, c'è, domani c'è Mirko, oggi c'è Jacopo, domani c'è Mirko e basta, non mi ricordo più chi c'è. Comunque un sacco di amici. Un altro bambino? Non ora. Non ora. Dai, vai da Chiara. E dai, raga. Nome del terzo figlio? Allora, se è una bambina, Nirvana, non accetto proprio rimostranze da parte di mia moglie. Nirvana Lucia Ferragni sarà il nome della terza genita, se bambina. Se maschio, Mark. O Travis o Thomas. Sono sicuro che mia moglie approverà. Mi piace anche... mi piace anche... No, o Marco, Travis o Thomas. Non vi vedo galvanizzati. Tom, si può chiamare Tom? Sì. Tom. Ovviamente sono i nomi dei Blink. Thomas, Tom, bello Nirvana, è vero, mia moglie dice che fa cagare Nirvana. Federico, hai fatto i controlli? Grazie, sì, ho fatto i controlli. Ma no, Tom, solo Tom. E il quarto Jerry. Vittoria ha imparato a dire papà? No, ma ragazzi, Vittoria lo sa dire papà, è che non lo dice apposta per farmi un dispetto. Mi guarda e dice mamma, e poi mi guarda e fa così. Erfaina lo chiamiamo, esatto. La vita assomiglia a te? Assolutamente no, ma per fortuna sua, cioè assolutamente non mi somiglia, ma è la sua fortuna. I miei geni, avete presente il meme del tipo quello, com'è il meme? Il meme del tipo quello così. Ecco, i miei geni, quando guardano i geni Ferragni, sono tipo così. Cioè, i miei geni proprio non hanno fatto nulla. La vita la sa lunga, voglia. Fa il sorriso diabolico. Leone mi somiglia, ma dove raga? Guarda, i miei figli mi somigliano solo per una cosa bella che ho, che è il taglio dell'occhio, che è come dire il lobo delle orecchie, capito? Ma non mi somigliano, ma meno male raga, ma meno male. Io c'ho il muso lungo, sembro il ciuffino di Shrek, loro no. Inizio a sentire la cacchina del caffè, raga. Amore, sto per arrivare in camera. Con degli effetti speciali tutti per te. Le labbra. Sì, forse le labbra. Ma il giornale? Boh, che ne so io, raga. Raga, devo fare la cacca, vado. Oh, oggi 35.000, perché è sabato. Comunque, raga, sapete che facciamo dei numeri in queste dirette no sense? Ho visto Lady Gaga, facciamo più numeri di Lady Gaga, giuro. Chissà perché. Boh. Dove trovi la voglia di parlare la mattina, raga? Le medicine che prendo la mattina mi fanno... Sono tipo... Poi al pomeriggio divento Andreotti a Buona Domenica.
vogliamo Salmo a muschio, e diteglielo. Mi ha detto vengo, e poi è sparito. Comunque andrò a vedere il concerto di Salmo a San Siro. Mi ha invitato lui. Cioè, nel senso, non è che vado, che mi autoinvito, mi ha invitato e vado volentieri. Sperando non mi lincino o nessuno mi picchi. Sto povero ragazzo indifeso. Oh, attenzione, c'è un messaggio polemico. E tu fai tutto ciò che dice la Ferragni? Ma la smetti di abbracciarti e salutarti? Sei bello tu, punto. Ok, grazie. Non l'ho capito. No, dobbiamo farla. Avete fatto pace? Sì, abbiamo fatto pace con Salmo, raga. Abbiamo fatto una cena pace. In realtà avevamo già parlato l'estate scorsa, privatamente. Vai a fare la cacca. Ma il bagno è vicino. Se mi scappa, corro. Perché adesso le dirette presto? Non lo so. Cosa dice Peppi, l'autore mio? Secondo me, se queste le chiami le dirette di Mister Fefè, altro che le di Gaga. Non l'ho capita, Peppi. Chi è Mister Fefè? Ma vai a cagare. Tra un po' ci vado davvero, raga. Che belle le cicale. Sono cicale queste, no? La Ferri che fa? La Ferri ha letto che mi aspetta. Altri tatuaggi? Allora, raga, voglio farmi tutta la schiena da un tatuatore canadese. Solo che è un tatuatore canadese. E non sbatti di andare in Canada. Quindi devo farlo venire qua. Sei tu, Mister Fefè. Ok, le dirette di Mister Fefè. No, io voglio fare la zuppa di Fedez. Voglio rubare il lavoro a Porro. La zuppa di Fedez. E dire cose senza senso. Che non è quello che fa Porro. Cioè, non è che Porro... ok. Anche io mi sveglio alle 5.45, farò Stella. No, io oggi, raga, oggi ho dormito alle 8, quindi sono... Cioè, per me è la giornata perfetta. Cioè, mi sono svegliato alle 8, raga. Miracolo italiano. Smettetela di offendere. Ma chi è che offende? Ma solo io non vedo i commenti di offesa? Hai sentito di Travis? Sì, purtroppo sì, spero stia bene. Le frecciatine di Fede, potresti chiamare queste dirette. Dai, non ho fatto nessuna frecciatina, dai. Non ho fatto nessuna frecciatina. Come rispondi a quelli che ti reputano il marito di Chiara Ferragni? Non dando credito. Beh, in effetti sono il marito. È vero, sono il marito di Chiara Ferragni. Amore, Chiara, madonna, minchia. Mi vado da Chiara e poi vi saluto. Che rompiballe, mamma mia. Posso neanche fare le mie dirette in pace. Io ho la mia routine. Caffè, dirette, buongiorno. Buongiorno. In faccio la mia routine. Caffè, dirette e cacca. Cioè, non posso essere neanche libero di fare le mie cosine. Basta, non ti voglio filmare. Sto filmando io. Ma scusa, io devo fare. Sto bevendo il caffè. Ma da quando ci mette il caffè? Un'ora. Sto bevendo il caffè, sto parlando con i miei amici. Ci sono io. Non so che ci sei tu, amore mio. Ciao. Non farti vedere. Da me. Cosa vuoi fare? Smettila, amore, ma smetti. Di cosa hai bisogno? Di coccole. Hai bisogno di coccole? Va bene, posso fare la cacca prima? Mm-hmm. Posso fare un po' di diretta ancora?
No, non posso farlo. Sì, certo che puoi farlo. Sì, certo che puoi farlo. Quella faccia lì. 10 minuti, dai. 10 minuti? Ok, mi metto sul letto 10 minuti a farlo. Non si vede niente, però qua. No, non aprire. Come non aprire? No. Ah! Ok, scusa. Ah! Così mi sentite? Si sente? Mi fa male la pancia quando sto così. 30% di coccole. Falla mentre caghi, uno mi dice la diretta. La faccia della ferraniera, tipo... Up to you. Vabbè, amichetti miei, vi saluto. Ma no, dai! Beh, è vero che sei tu che non me la vuoi fare la diretta. Ma come stiamo zitti? Stavo facendo la diretta, mi hai fatto venire qua. Ma hai fomo di cosa, amore? Sono a 20 metri da te. Ma... Minga normale, eh. Minga normale, la ferrea. Va bene, amici, vi saluto, che la Ferri vuole stare con me. Va bene. Intanto la Ferri fa la pipì. Vi aggiorno su queste cose fantastiche. Ah, non so come mettermi qua. Ah. No, dai. Un po' di tossina. Ma vedete, non sono bravo a fare le dirette a letto io sono bravo a fare le dirette... Ah, ok, vi do una news, raga. Vi do una super news. Ho deciso di diventare un cantante spagnolo. Hola, ho scritto un paio. Ieri, raga, praticamente hanno messo la Dolce Vita in una playlist spagnola. E io ho scritto hola amigos, però io pensavo che hola si scrivesse senza H, e quindi ho scritto hola sbagliato. Vabbè, comunque uscirà a settembre 1000 in spagnolo con Anamena, giuro. E l'ho cantata da paura in spagnolo, ve lo giuro, mi hanno aiutato delle persone. E uscirà 1000 in Spagna, poi credo faremo anche la Dolce Vita in spagnolo. E sì, raga, ve lo giuro, non so se dovevo dirla questa cosa, però, e la prendo ovviamente come un gioco, ma mettete caso che diventa una super hit in Spagna e io vi abbandonerò, andrò a vivere in Spagna. No, scherzo, lo farei mai, però mi diverte un sacco questa cosa. Patata. E chiudi la porta. Eh? Ah, era il bidet, ok. Sarò il nuovo Laura Pausini, sì, questo è il mio obiettivo. Ma come? Sì, raga, vi ho dato sta news così, sbam! A settembre esce 1000 in spagnolo con Anamena. Che bello, amore, che immagine celestiale tu che tiri. Se vuoi, ma se tu avessi un po' di pausa, se non facessi le dirette alle 8 del mattino. Ma io la diretta la stavo facendo giù, tu mi hai voluto qua. Cioè... Sì, ma senza la diretta magari. E ti ho detto, stacco la diretta, e mi hai detto no. Perché dopo sembra che sono io. Dai, ti metto un bel filtro così saluti. No, non voglio. Come si fanno? Non si possono mettere i filtri. Dai, ti metto un bel filtro. No, non ho bisogno del filtro. Vabbè, grazie, se hai visto. Dai, togliti. Anche questo è bello. Saluto, amore. Ciao, ragazzi, ma devo salutarvi senza filtro. Un secondo. Perché non si toglie adesso. Amore, perché in verità sei così.
Perché non si toglie? Non so com'è. Va bene, patatini, con questo filtro magnifico vi auguro una buona giornata. Mi auguriamo una buona giornata. Probabilmente io e mia moglie faremo... Smetti di dire cose. Guarda, smetti. Faremo una colazione bellissima. Ok. Non l'hai ancora fatta. Sì, e poi scoperemo! Madonna, che palle, raga. Cioè, sapete quando parla della privacy, lui è la persona che... Cioè, meno capisce che certe cose devono rimanere private. Ma stavo scherzando, era una battuta, no? Non hai capito la costruzione della battuta? Ho detto che facciamo colazione. Sì, poi... sì, ho... no, guarda, ci vuole un genio per capirla. Cioè... Hai lavato i denti. Eh sì. Che buon odore. Va bene, ciao raga. Ciao ragazzi.